Non è stato molto difficile riprendere gli allenamenti perché non abbiamo mai chiuso il palazzetto veramente, siamo sempre rimasti aperti, abbiamo fatto un allenamento il 27 e il 28 di gennaio insieme agli altri ragazzi più piccoli, quindi non abbiamo avuto difficoltà a riprendere. Mentalmente forse è stato più difficile che fisicamente, perché comunque la mentalità delle feste nei ragazzi resta sempre comunque, ecco. La voglia di divertirsi fuori dalla scuola, così magari un impegno viene preso un po' meno, diciamo, però non è stato molto difficile, ecco. Soprattutto contro 100, che la prossima settimana possiamo vincere, perlomeno ci crediamo, e la prossima partita di sabato anche questa stiamo facendo un buon lavoro in allenamenti specifici proprio per la partita e contiamo di fare, insomma, un buon risultato, se non è proprio la vittoria comunque di ottenere ottimi risultati, soprattutto una soddisfazione per i ragazzi. E poi giocheremo contro la prima in classifica fra il prossimo mese. Pensando sempre che siamo comunque partiti con un'associazione il cui desiderio primario non è tanto l'aspetto agonistico, che sicuramente non trascuriamo e non disprezziamo vincere delle partite o vincere dei campionati, ma era quello di migliorare la cultura sportiva dei nostri ragazzi, dei genitori, di tutto l'ambiente, dove il risultato, positivo o negativo che sia, non deve essere l'unico fattore determinante. Fatta questa premessa, siamo moderatamente soddisfatti, c'è una discreta risposta con il mini basket in tutti i centri dove operiamo. I ragazzi sono aumentati e continuano ad iscriversi e a venire. Per quello che riguarda invece le squadre più grandi, quindi per tutti i ragazzi che hanno dai 12 anni fino ai 19 anni, i risultati sono, diciamo, complessivamente positivi. Abbiamo qualche difficoltà con l'under 19 in termini proprio di risultati, ecco, di vittorie, ma per quello che riguarda l'under 17, l'under 15, il gruppo under 13 stanno sicuramente facendo bene, perché sono più le vittorie che le sconfitte, ecco. Addirittura con l'under 13 probabilmente vinceremo il campionato provinciale. Mi auguro che tanti bambini e ragazzi possano cliccare il nostro sito e il sito di Argente TV, avere il desiderio di venire in palestra a provare un'attività sportiva sicuramente bella come la pallacanestro, gratificante come uno sport come il nostro, dove tutti quanti giocano, tutti quanti scendono in campo, dal più bravo al meno bravo, perché il nostro desiderio è quello di non fare selezione, ma è quello di dare la soddisfazione a tutti di giocare.